ancora una volta, diciamo, l'ancoraggio del malaffare è l'immondizia. Recente, insomma, non è trascorso neanche un anno dagli arresti Cerroni e quindi tutta la cricca sui rifiuti razziali e nonché romani. Oggi un'altra volta i motivi appunto sono di stampo mafioso, ma sembra che appunto l'immondizia e purtroppo anche il discorso dell'immigrazione sembra farne parte. C'è da riflettere molto su quelle che sono le cause da dove nasce sto malaffare. Se tutto quello che è legato alla pubblica amministrazione fosse reso pubblico, a prescindere da quello che è il discorso di accesso agli atti, insomma tutto quello che è il mondo di richiesta dal punto di vista di atti amministrativi fosse pubblico e istantaneo, i cittadini controllerebbero in maniera immediata e forse sto schifo che si sta creando a livello locale e nazionale verrebbe meno.